Cosa fa per te un consulente finanziario? Prima di iniziare, voglio invitarti ad andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e a scaricare il mio libro, questo qui, Come fare per non investire i tuoi soldi senza sbagliare. È un libro che ho scritto in modo semplice per darti modo di affrontare senza problemi e senza paure i concetti base della finanza e arrivare a parlare preparato per parlare con un consulente finanziario. Ora, dopo questa piccola marchetta che ci sta sempre, chiaramente, torniamo al tema del video. Cosa fa un consulente finanziario per te? Beh, oggi, dopo i recenti cali sui mercati azionari mondiali, sento il bisogno di rispiegare che cosa effettivamente faccio e cosa potrei fare per te come consulente finanziario, che è il mio lavoro. Ma ora mi dirai, Alfonso, ma perché devi spiegarmelo un'altra volta? Io lo so cosa fa un consulente finanziario e se vuoi te lo dico senza problemi. Il consulente finanziario è quello che mi fa guadagnare di più rispetto alla banca tradizionale, perché sa scegliere come investire al meglio i miei risparmi. Bene, e quindi ora ti chiedo, ma sei sicuro? È questo quello che faccio per te? Secondo me no. Anzi, questo è proprio quello che non posso fare. Ma come mi dirai, non lo puoi fare? Non sei quello che indovina su quali azioni o fondi comprare i minimi per poi venderle ai massimi prima che crollino? Non sei quello a cui affido la parte più a rischio dei miei investimenti per farmi diventare ricco in poco tempo? Io sui vari social, come Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, vedo tanti tuoi colleghi consulenti finanziari che danno consigli su come investire e che fanno vedere come loro sono diventati ricchi mostrando Lamborghini o il loro attico a Dubai. Beh, caro investitore risparmiatore, non è proprio così, mi spiace deluderti, ma tutto quello che hai detto fino ad ora è completamente sbagliato. Lo so, sui social fanno vedere questo, anzi, se dai retta ai fuffaguru che vedi sui vari social, invece di far crescere il tuo patrimonio, sicuramente perderai tutti i tuoi soldi. Ora provo a dirti cosa faccio e cosa non faccio. Anzi, cominciamo da cosa non faccio. Io non sono quello che ti fa diventare ricco in poco tempo. Magari in tanto tempo, ma in poco tempo no. I mercati azionari o i vari investimenti non dipendono da me e io non ho né il potere di influenzare la salita o la discesa delle azioni, neanche quello di prevedere che cosa farà un'azione o un fondo comune di investimento nei prossimi mesi. Non c'ho la palla di vetro. Nel breve termine è solo questione di fortuna se quello che hai investito sale o sfortuna se quello in cui hai investito scende. Io non vendo performance, guadagni. No, no, non faccio questo. Io credo e creo valore nel tempo. Ma come faccio a creare valore nel tempo? E lo faccio usando il mio metodo. Il mio metodo è quello che ho imparato studiando e lavorando sul campo con i miei clienti da 30 anni a questa parte. Ora che finalmente ho chiarito che non sono quello che ti fa diventare ricco in poco tempo, provo a spiegarti il mio metodo e quali sono i vantaggi che ti posso portare nel tempo, nel lungo termine. Il mio metodo parte dall'inizio, come tutte le cose fatte bene, e cioè inizia la prima volta che ti incontro. Quando fissiamo il primo appuntamento, dopo averti detto in poche parole chi sono, cosa faccio e con chi lavoro, ti ascolto. Sì, ti ascolto, perché quando sono con te la prima volta e anche dopo, sei tu al centro dei miei pensieri e tutto quello che farò è mirato a farti raggiungere i tuoi obiettivi, di nessun altro, non i miei, ma solo i tuoi. Per
spiegarti meglio, ti elenco quello che succede. 1. Ti incontro di persona. 2. Ti spiego chi sono, cosa faccio e con chi lavoro. 3. Ti ascolto attentamente. Ti faccio mettere in evidenza i tuoi obiettivi. Poi pianifico un progetto finanziario patrimoniale. Ancora, ti spiego il progetto che ho pensato per te e concordo con te sugli strumenti da usare per realizzarlo. Realizzo in pratica il tuo progetto finanziario patrimoniale che abbiamo concordato insieme. Controllo insieme a te periodicamente l'andamento del tuo progetto. E ancora, se necessario, facciamo insieme correzioni o modifiche per arrivare a realizzare il tuo progetto. Che ne pensi? La tua banca tradizionale ti ha offerto tutto questo? Ma non è finita qui, assolutamente no. Questa attività che svolgo con te e di cui ti accorgi facilmente, chiaramente perché è solo la punta dell'iceberg di quello che faccio per te. Davvero, Alfonso, ora mi dirai? Quindi cos'altro fai per me? Quando non sono con te o non mi senti al telefono, svolgo altre attività professionali che ti portano dei vantaggi che non sono evidenti perché le faccio da solo, senza di te o comunque con altri colleghi. Il mio metodo di lavoro è fatto da tante altre cose molto importanti per farti raggiungere sempre i tuoi obiettivi. È quello il focus principale. E ora sicuramente mi chiederai: ma quali sono queste cose? Beh, provo ad elencarle. Organizzo le informazioni finanziarie e patrimoniali, poi filtro le informazioni utili. Ancora, ti comunico quelle che sono utili a te usando il mio sito www.alfonsoselva.it, il mio podcast, i miei video e i vari social come Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. Ancora, studio e mi tengo aggiornato sulle competenze utili per me e per i miei clienti. Grazie a tutte queste attività che non vedi perché le faccio quando sono in ufficio, in aula, a studiare, con i colleghi, ai corsi, riesco a darti tutta una serie di vantaggi per raggiungere i tuoi obiettivi. Alfonso, ma quali sono questi vantaggi di cui mi stai parlando? Eccoli qua. Provo sempre a elencarteli. Ti faccio risparmiare il tuo tempo. Hai pensato che altrimenti dovresti usare il tuo tempo libero per studiare e aggiornarti costantemente sui mercati finanziari e sugli strumenti patrimoniali da usare? 2. Ti faccio risparmiare denaro perché seleziono per te il meglio che esiste sul mercato finanziario e patrimoniale. 3. Ti faccio risparmiare la fatica di pensare costantemente a come curare il tuo patrimonio. Lo faccio io al posto tuo. 4. Ti faccio ridurre al minimo le spese per curare il tuo patrimonio. 5. Ti riduco al minimo gli svantaggi, le preoccupazioni e le incertezze per gestire il tuo patrimonio. Ancora, ti difendo da te stesso, evitando di farti cadere vittima delle tue paure o delle tue euforie in merito all'andamento dei mercati finanziari, gestendo con distacco i momenti di panico o di euforia. Quella irrazionale, quella quando tutti guadagnano, puoi investire tutto in azioni. Ancora, aumento il tuo reddito futuro. Poi proteggo e aumento nel tempo il tuo patrimonio. E ancora, cosa importante, ti do continuità nel tempo alla mia relazione con te. Hai pensato che anche quando ci sono state diverse crisi di borsa come quella del 2000, del 2008, del 2020, io sono sempre stato al tuo fianco, c'ero sempre, non sono mai sparito. E ancora miglioro la tua produttività togliendoti l'impegno di gestire da solo il tuo patrimonio. Ancora miglioro la tua fiducia nell'affrontare una materia difficile e complessa come la finanza, gli investimenti, le assicurazioni e tutto quello che gli gira intorno. 12. Ti aiuto a programmare un risparmio mensile annuale dandoti suggerimenti e insegnamenti su come e cosa fare senza stressarti. Ma ritorniamo a quello che ho detto all'inizio. In questi giorni di fine novembre 2021, le borse azionarie mondiali hanno avuto un leggero calo. E come dico sempre, i mercati non salgono in linea retta, ma procedono a sbalzi, ma nel tempo guadagnano sempre. Quindi,
Ti prego, non farti prendere dal panico quando in televisione senti la famosa frase "Venerdì nero, bruciati 500 miliardi in borsa". Quello è solo un titolo giornalistico sensazionale per attirare la tua attenzione e farti guardare il TG o farti comprare il giornale, non ci cadere. Ma ti sei mai chiesto perché il TG o il giornale non dicono mai quanto hanno guadagnato le borse e/o le varie tipologie di investimento? Perché non lo dicono? La risposta è perché non fa notizia. C'è un vecchio proverbio che dice: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Di Lao Tzu. La verità è che, ad esempio, da marzo 2020, in cui c'è stata l'ultima grande crisi mondiale, le borse si sono riprese e hanno guadagnato molto, sì, molto. Per darti un'idea di quello che non ti hanno detto i giornali in quei momenti, ti faccio un piccolo elenco di come sono andati i mercati finanziari mondiali fino a pochi giorni prima dell'ultima crisi di fine novembre 2021, in cui i giornali TG hanno detto la classica frase che ho detto prima, bruciati 500 miliardi in borsa o simili. Da inizio 2020 a metà novembre 2021 i risultati sono stati questi: il Dow Jones USA ha fatto un più 25, il Nasdaq USA un più 78, il FTSE MIB Italia un più 18, il Nikkei giapponese un più 16, lo Shanghai cinese un più 29, non male, eh? E da inizio 2021, quest'anno, a metà novembre 2021, i risultati invece sono stati questi: il Dow Jones ha fatto il più 2018, il Nasdaq ha fatto il più 25, il FTSE MIB Italia il più 24, il Nikkei giapponese l'8 e lo Shanghai cinese il più 2. Quindi i risultati degli indici delle maggiori borse mondiali sono stati molto, molto positivi. Ma io non ho sentito nessun TG o giornale dire o scrivere: le borse mondiali hanno prodotto 500 miliardi di ricchezza per quelli che hanno investito. Io non le ho sentite, non so te. Perché queste notizie non fanno notizia. È come il cane che morde l'uomo o l'uomo che morde il cane. La verità è che i giornali usano i titoli sensazionalistici per vendere e non per informare seriamente e veramente su quello che è successo. Per concludere, ti invito a contattarmi per sapere, capire ed essere seguito al meglio per gestire il tuo patrimonio e quindi raggiungere i tuoi obiettivi per te e per la tua famiglia. Vai su www.alfonsoselva.it e prenota una consulenza con me. Vai sopra e trovi tutto. Ciao e ci sentiamo alla prossima.